Siamo sulla strada che porta al mare in via delle Orchidee. Da notare, siccome ci vengono a pulizzare tutti i gatti a spostati, da notare le piante che sono cresciute dentro ai tombini. I gatti a spostati. Guardate, dal tombino esce fuori la pianta. Nessuno è venuto mai a pulirlo, quindi in caso di allagamento, quando piove, non defluisce niente, perché è atterrato dalla sabbia, interrato. Scusatemi, il mio italiano è un po' stroppiatizio. E quindi non defluisce l'acqua dentro, ma provoca solo danni fuori. Da notare che ancora i famosi lampioni, dopo tanti miei video e miei interpellanze agli amministratori, l'ho detto a parecchi amministratori, anche con che condizioni vertono i lampioni ancora oggi, 20 dicembre 2010, un anno e più di distanza, e ancora i lampioni sono in queste condizioni. Da vedere quest'altro lampione con ferro filato, fil di ferro, anzi, facciamo gli italiani, è una graffetta. Da notare quest'altro tombino, ci sono uscite le piante fuori, ma dal comune non è venuto a pulire nessuno, nessuno. Ecco le condizioni, che Pietra Paola al 20 dicembre 2010. Quest'anno c'è poco da festeggiare. Ecco in che condizioni i nostri politici, i nostri amministratori hanno fatto ridurre il paese. Da notare qua il tombino stracolmo di aghi di pino, ma nessuno è venuto a pulirlo, perché i nostri amministratori fanno andare i dipendenti in giro a consumare benzina, ma a pulire no, a riparare no. Ecco l'altro lampione, questo sta cascando, casca una palla, legato con una cravatta di ferro, una fascetta, come si dice, casca, ma nessuno lo aggiusta, nessuno aggiusta questo. Pietro Palesi, e voi pagate le tasse, pagate, care amare, le tasse, ecco come vengono spesi i vostri soldi. Ecco quest'altro, da notare pure quest'altro, al 20 dicembre, ecco in che condizione, addirittura guardate bene questo, ha dei fili che escono di fuori. Notate gente, ci sono fili che escono di fuori, guardate, si è bruciato pure qualche filo, si vede il nero. Guardate, guardate in che condizioni. Ma i dipendenti non li aggiustano, perché è una spesa poca ancora. Devono cambiare il lampione intero, devono spendere centinaia di euro, perché non li tolgono dal loro portafogli. Pagano i Pietro Palesi, i coglioni Pietro Palesi. Da notare quest'altro. Fil di ferro e la solita fascetta. Invece delle viti, eh? Ora non ho finito, il bello deve venire. Signori e signori, questo pure, anche questo con il fil di ferro e fascette. I tombini sono tutti pieni di sporcizia, tutti quanti, l'acqua non defluisce, qualcuno addirittura è ancora più alto dell'asfalto, quindi mi devono spiegare come fa ad andarci l'acqua. Ecco il nostro amico monopalla, anche lui legato con il fil di ferro, da notare, nel 2010, ormai le persone prendono l'autobus per andare sulla Luna e a Pietra Paola si usano ancora questi metodi risalente all'era del ferro. Ecco in ultimo da un anno l'appoggiatore,
Questo va per terra, ma dal comune di Pietrapaola nessun dipendente è venuto a ripararlo. Nessuno. Guardate il nostro bel mare. C'è anche un cavallo. Signor Cavallo, lei cosa ne pensa? Di cosa ne pensa di questi lampioni, signor Cavallo? È arrabbiato un po' anche lei, signor Cavallo? Il cavallo non risponde. Chi taccia acconsente. Nostra spiaggia, il nostro mare, l'unica cosa che ci rimane, ancora per poco. Da notare che qualche grande scostumato zozzone viene a fare i parti e butta le bottiglie per terra qua. Le rompe per terra pure. Questa è la civiltà che hanno pure le persone qua, qualcuna. Ecco i secchi dell'immondizia. Da notare il foro che c'è in questo e la roba che esce di fuori. Stracolmo. Anche se non c'è più nessuno al mare, ma strano che si riempiono i secchi dell'immondizia al mare qua. Questo è bucato e nessuno viene ad aggiustarlo. Ecco, questo è quello che c'è. Adesso dica al signor sindaco e a tutta l'amministrazione comunale, ma un po' di vergogna non la provate che più di un anno e non avete fatto aggiustare niente di tutto questo? Il comune costa di meno? Quando si scassa tutto e spende più soldi? Sembra strano, ma... Dicembre 2010, 20 dicembre, ecco in che condizione erano i lampioni. Dal vostro Pino è tutto. Sentiamo che scusa, che palla che ci raccontano adesso. Un assessore addirittura mi aveva detto che aveva preso delle punte speciali per i trapani, per fare i fori sul ferro qua e mettere le vite ai lampioni ed aggiustarli. Ma ancora il 20 dicembre queste punte speciali dallo spazio forse non gliel'hanno mandate. E comunque i dipendenti comunali sono in giro e a consumare gomme e benzina, senza pulire e senza fare niente. Da Pietrapaola è tutto, questa è la realtà, che vi piaccia o non vi piaccia.